Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dalla Sala San Francesco, luogo di incontro con Padre Pio, quando venivano qui tante persone e avevano l'opportunità di incrociare il suo sguardo proprio mentre attraversava questa sala. Nell'aula scolastica, ecco, questa era la cella numero 28, era una cella dove era adibita a lezioni scolastiche proprio per i piccoli fratini. Questo è stato il luogo, il convento di Seminario Serafico dal 1909 al 1932, e proprio qui venivano i piccoli fratini a studiare, a fare lezione. Avevano come padre spirituale proprio nel 1916 Padre Pio da Pietrelcina. Oggi qui per raccontarvi la storia di Valeria. Valeria ci scrive da Catania: mi sono sposata nel 1999 e dopo qualche mese decidemmo di avere un figlio, ma dopo vari tentativi non arrivava. Dopo 6 mesi di tentativi il mio allora marito mi disse di pregare Padre Pio, che io non conoscevo. Infatti nell'aprile 2000, in quei giorni, in TV vedo un promo dedicato a un film, quello di Castellitto, dedicato a Padre Pio. Rimasi molto colpita da quella storia, mi scombussolò. Il mese successivo rimasi incinta. Non potevo crederci, pensai subito all'aiuto di Padre Pio. Aspettavo 2 gemelli. Ero al settimo cielo, tanto da voler andare a settembre a San Giovanni Rotondo, proprio per ringraziarlo di persona. Rimasi molto colpita dai luoghi che visitai. Andai anche a Pietrelcina, il suo paese. Poi, esattamente un mese dopo che ero stato lì, lo sognai. Nel mio sogno vidi Padre Pio che era coricato in chiesa, non so come dire, su una lastra di marmo, come se stesse dormendo. Con me c'era tanta folla, io ero in prima fila. Ad un certo punto sentivo la gente mormorare, dicendo «Fate tutti silenzio, Padre Pio sta per svegliarsi». Si alzò, andò dietro all'altare, rivolgendosi poi ad un ragazzo sulla sedia a rotelle che era accanto a me, gli disse che in seguito ad un'operazione sarebbe guarito. Un sogno strano, però a quel punto poi Padre Pio si rivolse a me, chiamandomi per nome, e mi disse «Purtroppo i tuoi figli non ce la faranno». Io non capii, rimasi impietrita. Lui allora si avvicinò a me e mi disse «Però devi stare tranquilla, voi avrete altri figli, hai visto che i figli li puoi avere? Purtroppo loro non sono destinati». E poi mi accarezzò il braccio e io mi svegliai impietrita. Quel giorno non lo raccontai a nessuno, ma la notte seguente sognai di essere in ospedale, di aver partorito, ma di non avere con me i miei bambini. Avevo una grande paura, ero al sesto mese, cercavo di non pensarci, però purtroppo dopo una settimana le mie condizioni si aggravarono e, avendo la gestosi, decisero di operarmi d'urgenza per non rischiare di morire. Ero di 6 mesi e 10 giorni. Ricordo che quando ero da poco ricoverata dissi ai miei parenti che sapevo che i miei bambini non sarebbero sopravvissuti perché Padre Pio me lo aveva detto. Infatti fu proprio così, i miei bimbi vissero solo una settimana, ero distrutta, ma pensavo sempre a Padre Pio e non facevo altro che pregare, insistere con la preghiera, chiedere la sua intercessione. Così il mese successivo sognai che sarei rimasta incinta ad aprile e che sarebbe stata una bellissima bambina. E fu proprio così, dopo 3 anni ho avuto un'altra bambina, così come mi aveva detto lui in quel sogno, che avremmo avuto altri figli. Grazie Padre Pio per essermi stata vicino. Non so come avrei fatto senza il tuo.